campo, la Francia ha vinto il campionato del mondo di calcio che si è giocato in Russia, ma fuori dal campo chi l'ha vinto questo campionato del mondo? L'ha vinto di sicuro Vladimir Putin, perché è riuscito a dare una diversa immagine del suo paese, un'immagine più carina per l'Occidente, per tutti. È riuscito persino a evitare il fenomeno degli hooligans, che era stato importante e che era stato, purtroppo, aveva funestato altre edizioni di questi campionati del mondo. Spesso si dice che lo sport deve essere separato dalla politica, non succede praticamente mai. Soprattutto i grandi eventi sportivi sono quelli che vengono usati da chi li organizza per glorificare i regimi, quando si tratta di democrature, come si dice oggi, per i regimi che sono ibridi tra una democrazia e una dittatura, oppure semplicemente per dare lustro al paese, al proprio paese. Anche in Russia è successa grosso modo la stessa cosa, e non è un caso che la stessa finale dei campionati del mondo è stata interpretata come lo scontro tra una società multietnica, quella francese, che schierava molti giocatori di colore, molti giocatori originari dell'Africa, e la squadra croata, che era invece l'emblema del sovranismo, del nazionalismo spinto all'estremo. Ha vinto la Francia sul campo anche in questo caso, ma i campionati del mondo di Russia hanno segnato molto probabilmente il ritorno del sovranismo, che sarà purtroppo, credo dal mio punto di vista purtroppo, così chiaro anche nelle elezioni europee del 2019, che avranno lo stesso scontro che abbiamo visto nei campi di calcio: chi vuole una società aperta e chi invece la vuole chiusa.